Quello che la liturgia oggi ci pone davanti sembra quasi un paradosso. Tant'è vero che la colletta dice: Padre di eterna misericordia, converti a te i nostri cuori. Beh, e allora cosa serve la nostra penitenza? E dice: perché nella ricerca dell'unico bene necessario nelle opere di carità fraterna siamo consacrati alla tua lode. Ecco qua dove sta il peccato: dimenticare quale sia il nostro fondamento e non essere riconoscenti nei confronti di Dio. Ecco perché Gesù, questo è il testo del Vangelo di Matteo 5, ci invita addirittura ad amare i nemici. Un paradosso incredibile da un certo punto di vista, quelli che ci hanno fatto del male. Ma ci fermiamo, ascoltiamo questo Vangelo e poi lo commentiamo insieme. Nel Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste». Si parte dal testo di Deuteronomio: ti comanda il Signore tuo Dio oggi di mettere in pratica queste leggi, osservale e mettile in pratica con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, quindi con quello che pensi e con tutto il tuo impegno. La conversione, allora, lungi dall'essere qualcosa di perfetto nella nostra esistenza, ma è qualcosa che ha cambiato profondamente il nostro spirito, che riconosce e accoglie la parola del Signore come la parola da seguire e nello stesso tempo è conseguente nella propria vita e cerca di praticarla con onestà. Il Vangelo, allora, non è qualcosa di differente, perché Gesù parla ai suoi discepoli: avete inteso, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. Ma che cosa sta dicendo sostanzialmente Gesù? Sta dicendo una cosa estremamente semplice, sta dicendo che nel vostro spirito l'atteggiamento dell'odio, della rivalsa, dell'invidia, di tutti quei sentimenti negativi che ci portano ad aggredire il prossimo, non fanno parte del corredo del discepolo. Ora, per indicare questo in maniera chiara e netta, Gesù prende la categoria di nemico, l'opponente massimo, e pone a riferimento, a modello, il Padre Dio. Senza la sua misericordia, anche verso quelli che non lo cercano, eccetera, eccetera, l'umanità non sussisterebbe, fa crescere, sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi. Bene, prendete esempio da lui. Allora quel tutto il cuore, quella parola che ci guida, con tutta l'anima, quella disponibilità a praticare quella parola, devono essere, che posso dire, una... non mi viene in mente uno strumento, una pialla, ecco, che modellano il nostro spirito. Non dobbiamo vedere come qualcosa, addio, come si fa a fare questa cosa qua, ma come qualcosa che deve piallare il nostro spirito, levigarlo e donargli l'orizzonte, l'angolazione giusta. Facile, non facile, questo non ha senso. È la nostra strada, è la strada che ci ha tracciato il Maestro, dobbiamo soltanto percorrerla, certamente, con il suo aiuto. Ho finito questa prima settimana, ho finito questo sabato, e questa prima settimana di Quaresima, alle ore 10 la presentazione della seconda domenica di Quaresima con il domenicale in formato extra large. Vi auguro una buona domenica e vi do appuntamento a lunedì. Grazie.